finalmente è il momento della scroll box, quindi del video artistico del mese. E questa è la scroll box di gennaio. E prima di iniziare però con la box di gennaio, devo dirvi un paio di cosine. Innanzitutto, ok, se non siete iscritti, iscrivetevi al canale e seguitemi sui social, soprattutto Instagram, perché lì sto iniziando anche a pubblicare i miei esperimenti grafici di animazione e niente, li condivido con il mondo e trovate tutti i link sotto ovviamente. E soprattutto vi devo dare un aggiornamento in merito alla box di dicembre, perché se vi ricordate in quella box a me mancava un pezzo. E in particolare appunto era un righello bellissimo, perché era di rame, comunque color rame, bellissimo. E io avevo scritto al supporto della scroll box appunto per far presente che a me mancava quella cosa, e loro mi avevano risposto che mi avrebbero mandato il pezzo as soon as possible, al che io mi sono detta ok, non arriverà mai. Ma invece tempo neanche 2 settimane dalla mail è arrivato, ma non solo è arrivato il righello. Quindi vi faccio vedere il pezzo che mancava nella scorsa box ed è bellissimo, è della marca Derwent ed è questo. Cioè, ditemi voi se non avevo ragione io a dire che era bellissimo. E è un semplicissimo righello da 15 cm, però cioè è qualcosa di delizioso. E mi hanno mandato oltre a questo la caramella al mu che era presente nella box di dicembre, mi hanno mandato l'adesivo della box di dicembre e anche questa penna della Pilot, che è la Friction Ball Friction, ed è praticamente una semplicissima penna, ok? Però ha comunque l'impugnatura di gomma e ha poi questo disegno che sembra quasi un tatuaggio tribale, carinissimo. E quindi niente, grazie Scrollbox, devo dire che sono stati veramente molto molto efficienti, su questo non c'è che dire. E quindi niente, passiamo alla Scrollbox di gennaio che io ho adorato. E ora insomma vedrete, e l'unica cosa è che non ho più la box e non so perché io l'abbia buttata, e quindi niente, vi faccio vedere le cose mano a mano. Ok, allora iniziamo dall'adesivo del mese, che è questo, tutto molto colorato particolare, poi capirete il perché, perché è in tema con i prodotti di questa box. L'artista del mese, che praticamente è questo, ed è Marlene Rye, boh, non so, comunque questa signorina qua che ha fatto appunto questo disegno. E iniziamo dalla cosina che ci spiega un po' di che si tratta. Gennaio, c'è scritto che, allora, buon anno membri della scroll box, questo mese ci siamo ispirati alla nostra, al nostro appunto artista del mese molto talentuoso, per fornirvi un po' di diciamo strumenti per aiutarvi a esplorare uno strumento diciamo artistico che potreste non aver provato prima. E questo non è vero, perché io ho già provato questi prodotti, e sono i pastelli morbidi, che sono un meraviglioso strumento per colori forti e vibranti e per dei tratti molto espressivi. Prova ad usare le parti finali, ma anche i lati e le punte di ogni appunto di ogni matita per appunto creare. Prova a fare quindi delle macchie e poi sfuma e unisci i colori insieme anche. Poi usa varie tecniche per dare vita ai tuoi capolavori, e vogliamo
appunto tu non ti preoccupi troppo del soggetto, ma che ti concentri maggiormente sui tratti e vedi appunto come i colori interagiscono e si sfumano. Inizia con un tramonto o con comunque una visuale del cielo che ti ricorda un momento, un posto, e poi prova a, diciamo, trasformare, a importare quei sentimenti nel tuo lavoro. Scroll tip: un vantaggio dell'usare le superfici sabbiate come i fogli, appunto, che sono allegati, è che i pastelli possono essere cancellati e rilavorati allo stesso modo, sullo stesso punto. Quindi tienilo a mente che i pastelli morbidi riempiono la grana della carta abbastanza velocemente. Provali quindi fuori dal foglio e quindi calcola quindi tutti i loro, diciamo, i limiti prima che inizi a lavorarci appunto sui fogli quelli veri, e non dimenticare di tenere la matita pulita per evitare appunto la gomma pulita per evitare appunto delle macchie. Ok, quindi iniziamo dal primo prodotto che è presente qui sulla lista, che sono i Rembrandt Soft Pastel Half Stick Set, e sono questi. Sono la Desert Palette e sono 10 soft pastel e sono veramente qualcosa di bellissimo. Allora, ci hanno fornito, allora questo mi si è rotto nell'uso, ma non fa niente. Ci hanno fornito, diciamo, questa tonalità un po' base, che sono appunto adatte per creare paesaggi, secondo me. E qui c'è scritto che sono un set di mezzi, diciamo, stick di pastelli morbidi dalla gamma, diciamo, professionale di questa marca Rembrandt. E i pastelli sono un tipo morbido di gessetto che si è fatti di caolina, quindi di creta, di china e di pigmento, con cui i disegni possono essere fatti quasi come se fossero delle pitture. Gli artisti che lavorano con i pastelli tendono infatti a considerare i loro lavori come delle pitture piuttosto che come dei disegni. Questi pastelli danno un rilascio di colore eccellente e dei colori puri molto intensi. Hanno anche una vasta gradazione, grado di resistenza alla luce e una polvere molto colorata, perché appunto contengono un'alta concentrazione di pigmento. Rembrandt Soft Pastels mantengono la loro qualità perché sono appunto vicini a, cioè, insomma, che collaborano appunto con artisti professionisti, ma anche con esperti, diciamo, tradizionali, e hanno più di un secolo di esperienza nella fabbricazione dei pastelli. Ogni colore è fatto con un'unica formula e con tutti i materiali, diciamo, raw, si dice, poco lavorati, insomma, e che appunto permettono di avere molto controllo in ogni lavoro che si fa, che sono, insomma, di ottima qualità, ecco, a conti fatti. Quindi abbiamo anche questi, molto carini, e poi abbiamo queste tre matite, che sono sempre appunto dei pastelli, che sono di pastel, appunto Holland Pastel, e sono questi, e sono appunto di queste tonalità, un rosa, un azzurro e un rosso. Questi sono i Brynzel Design Pastel Pencil. Così come i colori ad acqua, è utile usare appunto i pastelli, quindi le matite, insomma,
per aggiungere dettagli più precisi ai vostri lavori. Potete anche quindi lavorare con più precisione che con gli stick, ovviamente, assicurandovi che non avete comunque nessun limite a fare appunto delle linee un pochino più precise, più dettagliate, che daranno quindi uno step in più per rifinire appunto il vostro lavoro. Questi pastelli, queste matite pastello, sono di una qualità superiore, sono pastelli appunto inglobati nelle matite. E l'alta qualità dei pastelli, di queste matite appunto pastello, è praticamente confezionata con la più, diciamo, insomma, di qualità, pigmenti resistenti alla luce, e anche queste appunto sono fatte sempre con la cera di china. Sono ampi 3,7 mm e sono il colore, insomma, e sono perfettamente centrati e incollati due volte a questo guscio di legno che è di cedro, per renderli appunto ancora più resistenti anche alle rotture. Inoltre mantengono appunto meglio la punta e che le normali, appunto, normali pastelli, e c'è scritto che è una gioia temperarli. Ok, andiamo avanti. E poi c'erano due fogli di carta, questo e uno grigio più scuro, che è quello che ho usato io per il mio disegno, che poi vi faccio vedere, che sono della Canson Mi Taint Touch Paper da 350 mg. La superficie, diciamo, unica, la texture, insomma, di superficie unica di questa appunto carta permette molte possibilità creative e di stratificare i colori. Questi fogli di carta di grande qualità trattengono tutti i pigmenti secchi perfettamente, perché hanno una superficie microabrasiva che crea un effetto sabbiato. Questa carta è la superficie ideale per i pastelli secchi, perché gli permette appunto di dare il meglio di loro, e date quindi ai vostri lavori una nuova dimensione, mentre permettete appunto ai colori di risaltare, proprio perché c'è questa superficie sabbiata. Infatti da questa parte sono appunto dei normali cartoncini, ma qui sono proprio, si sente proprio al tatto, sono veramente molto molto ruvidi. E il tema del mese era Reflective Skies, e quindi dovevamo creare un qualcosa utilizzando tutte queste cose, e io ho creato questo paesaggio. Praticamente è un paesaggio all'alba, quando quindi ancora è un po' buio, ma è anche giorno, c'è un pochino di nebbia, è un paesaggio, insomma, un po' invernale, con il cielo e la luna appunto che si rispecchiano in questo fiumiciattolo, diciamo. E devo dire che mi sono divertita tantissimo a fare questo disegno, perché io conoscevo già i pastelli morbidi, li ho usati tante volte e sono fantastici, perché veramente si sfumano in un attimo e si possono sfumare sia con le dita, ma io uso anche una semplice spugnetta da make up, tipo di quelle che si trovano nelle confezioni delle cipre, per intenderci, e sì, devo dire che sono fantastici. Ma sono fantastici combinati anche con altri tipi di colore, perché se magari, che so, fate un disegno con i marker, poi potete aggiungere dei dettagli luminosi con questi, o dei punti luce, cioè sono veramente fantastici. E, insomma, il disegno è molto molto semplice, ovviamente, però devo dire che è stato molto molto facile stendere questi colori su questa carta, come appunto c'è scritto, anche se non sembra, no? Perché al tatto sembra una carta così ruvida,
che sembra impossibile disegnarci sopra, e invece veramente questi colori risaltano tantissimo. E l'unica accortezza è che quando si usano i pastelli morbidi sarebbe buona norma spruzzare il disegno con lacca per capelli, la lacca di quelle un po' più forti, perché altrimenti sennò nel tempo i colori vi si perdono. E quindi niente, questa è tutta la box di gennaio che io ho veramente stra adorato, e quindi spero che anche il mio disegno vi piaccia. Fatemi sapere se anche voi siete abbonati, se vi piace, se non vi piace, insomma, se vi piace disegnare, ditemi. E noi ovviamente ci vediamo al prossimo video. Ciao!